E l'abbiamo portata a casa! E l'abbiamo portata a casa! E l'abbiamo portata a casa! Grande ragazzi! Grandi! Grandi! Grande nazionale! Salute ragazzi! Salute! Salute a tutti i tifosi italiani che hanno goduto la partita! La partita! E ragazzi, è una cosa molto molto soddisfacente. Scusate ragazzi, scusate, ma alla vostra, tutti i tifosi italiani che hanno goduto una finale entusiasmante, molto molto sofferta, molto sofferta. Bene, goza caldo, e costa qua, buio ancora di più. Buio ancora di più, costa caldo, mi scaldo ancora di più, costa qua. Grande ragazzi, grande, grande. Ragazzi, una grande vittoria da parte di questa nazionale che ci ha fatto fare delle soddisfazioni enormi, enormi, da parte di tutta la squadra, da parte di questo Mancini, che ha saputo dare animo, spirito e compattezza di squadra, di amicizia, di fraternità, da parte di tutto il gruppo in cui ha spinto fino alla fine questa impresa, questa strada verso un successo mai raggiunto da questa nazionale. E questo dobbiamo ringraziare anche Mancini, che ci ha fatto sognare, anche tutta la squadra, la compattezza di squadra, di sostanza, una partita combattuta, una partita sofferta, una partita contro coglioni, perché ci ha fatto capire che la nostra nazionale ha saputo dare il meglio del meglio, perché ragazzi, questo è, bisogna metterlo. E qua ragazzi, qua non c'è nulla da dire. Siamo contenti, siamo soddisfatti che ormai abbiamo raggiunto un pochettino di soddisfazione di aver vinto un europeo, che è come che abbiamo vinto una Champions League. Abbiamo sempre alzato una coppa. Abbiamo sempre alzato una coppa. Ragazzi, io non ci posso ancora credere. Ragazzi, abbiamo sofferto fino alla fine. Era un parto che poi è andato. Abbiamo fatto una vittoria andando, ovviamente, ragazzi, ovviamente, perché ho sempre sostenuto, ho sempre detto che ogni finale che occasionalmente facciamo, li tiriamo sempre per le lunghe. Come al solito, bisogna che arriviamo sempre all'ultimo
all'ultimo dei minuti di calcio per vedere i calci di rigore. E ragazzi, è come che giocassimo un terno al lotto. Perché ragazzi, è una cosa. Non è una cosa tanto da stare tranquilli con i calci di rigore, però abbiamo avuto un portiere che ci ha salvato in tanti momenti con questa squadra, con questa compattezza di squadra. Anche se l'ho appena detto, allora ragazzi, abbiamo un portiere che ci ha salvato in tantissimi momenti. Gigio Donnarumma si è dimostrato all'altezza del suo compito di portiere della nazionale. Ragazzi, io non ho nulla da dire. Per adesso dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi che ci hanno dato l'animo, la voglia di tifare una nazionale. Ci ha fatto vedere le notti magiche. E noi ragazzi, noi siamo soddisfatti, siamo entusiasti di aver battuto tutti i pronostici di questo girone infernale, di questa squadra che ha battuto qualsiasi squadra, Spagna, tutti Francia, che è stata già buttata fuori, importa, non importa, ma una nazionale inarrestabile, inarrestabile, che nessuno aveva pensato di avere, non dico speranze, però una specie di ribalta, un pochettino di di speranza, sì, di speranza di voler intraprendere un cammino così tortuoso, perché non è stata una passeggiata più di tanto, però abbiamo avuto diversi problemi, perché ovviamente l'Inghilterra ha fatto pensare a noi italiani di batterci col catenaccio, ma non è stato così. Non è stato così. Coming home, a casa, coming home, Anya. Good morning, goodbye, ciao. Ragazzi, dai, abbiamo portato a casa questa coppa, questo trofeo, chiamatela come volete, però noi siamo soddisfatti così. E basta. E dopo tutto questo, caldo. Ragazzi, c'è un caldo, ragazzi, non posso dire che abbiamo sudato, abbiamo sofferto, e mi bevo un altro giorno di birra. Ragazzi, alla vostra e tutti i tifosi italiani. A posto. Ragazzi, vi saluto.
E a posto, ragazzi, iscrivetevi al canale e andiamo avanti così, andiamo avanti, siamo contenti così. Adesso pensiamo alla Juventus e con il proseguito di questa avventura con Allegri. Vedremo. Comunque, godiamoci questa nazionale. Ciao ragazzi, e sempre forza azzurri. Ciao ragazzi.